Oggi a Firenze si riunisce l'attivo dei quadri e dei delegati della CGIL della Toscana, un momento importante per la vita del sindacato. Qui oggi si incontrano i rappresentanti dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati e le professionalità della CGIL per parlare di lavoro, un argomento all'ordine del giorno in questo momento della nostra storia. Si incontrano per ragionare di crescita, di equità, di liberalizzazioni, di ammortizzatori e di coesione sociale, elemento indispensabile alla crescita di un paese. Ma il tempo che viviamo prevede lotta e sfide, sembra che la concertazione sia svanita, ma non l'urgenza dell'Italia di una politica che la faccia tornare a crescere. Sappiamo ormai bene l'urgenza di avere un sistema produttivo più forte, più potente per poter uscire dalla crisi, però poi in Toscana abbiamo l'esempio di Selex Galileo, abbiamo l'esempio di queste due aziende che fanno capo a Finmeccanica, per cui lo Stato non vuole spendere un soldo, per cui la stessa Finmeccanica non vuole spendere un soldo per poter lavorare. Sì, ma questa vicenda è emblematica della situazione del paese. Si preferisce favorire appalti per aziende straniere e una holding che è tra le più importanti aziende del mondo come Finmeccanica, che ha insediamenti molto importanti nel nostro territorio, dice che in questa fase ha appena presentato un bilancio con oltre 2 miliardi di buco per scelte sbagliate di questo management, dice che non c'è la volontà di investire per concorrere all'acquisizione di nuove commesse. Siamo lì, siamo alla mancanza di una politica industriale, di una visione di paese da parte del governo, e devo dire purtroppo che passano i governi ma non cambia l'approccio, per cui il conto è ai lavoratori. È una specie di colonizzazione questo fatto toscano, per cui si preferisce la Francia e la Germania al lavoro italiano? Ma naturalmente noi paghiamo anche il prezzo dei nostri errori, la dimensione d'impresa, il non aver saputo perseguire una ricomposizione delle nostre imprese a un livello più competitivo. Basta pensare alla storia delle nostre banche per arrivare all'attualità, alla vicenda che ci vedrà di fronte al bando di gara unica per il trasporto pubblico. Le aziende toscane, come abbiamo detto, devo dire, da 2 anni a questa parte saranno sbaragliate da grandi colossi, come si vede anche dalle manifestazioni di interesse per l'acquisizione di ATAF, che in gran parte vengono dall'esterno, e naturalmente questo porta con sé un indebolimento anche avendo cervello e cuore forse queste imprese fuori dal nostro territorio, un indebolimento della prospettiva occupazionale, economica della Toscana. Quello dell'articolo 18 sembrerebbe essere un accanimento da parte del governo. Non sappiamo definirlo altrimenti. Anche ieri il Presidente del Consiglio dalla lontana Asia ha replicato quella che sembrava una battuta sfuggita nei giorni scorsi, cioè le imprese non vengono in Italia perché non c'è facilità di licenziamento, è troppo difficile licenziare. È una bugia colossale, a volte bisognerebbe riascoltare le proprie parole per scorgerci un po' di ridicolo, perché se sono state licenziate per ragioni economiche 600.000 persone applicando la 223 o le leggi comunque in vigore, e 75.000 in Toscana nel triennio 2009-2011, beh, non so come si possa definire l'affermazione, sia pure proveniente da una personalità autorevole come il Premier, in Italia non si può licenziare neanche per ragioni economiche. Il Tribunale di Bologna, il Tribunale del Lavoro di Bologna, ha condannato la Magneti Marelli, che fa capo al gruppo Fiat, a proposito delle RSA. Finalmente la democrazia ritorna nei luoghi di lavoro. Ma noi abbiamo detto fin dall'inizio che questa idea autoritaria di estromettere addirittura dalla possibilità di fare attività sindacale dentro una fabbrica un sindacato con la motivazione che non aveva firmato l'accordo proposto dall'azienda è un vulnus alla democrazia incredibile, perché d'ora in avanti le aziende, se passa questa idea, potrebbero scegliersi il sindacato di comodo che più desiderano. Quindi è la seconda di una serie di 30 cause che sono state promosse e che noi pensiamo che avranno una
univoca decisione. Il punto è ancora lì, in una situazione di questo tipo, con la più grande azienda del paese che estromette il più grande sindacato, in un mondo normale il ministro del lavoro, il governo tenterebbero di proporre una mediazione. Sacconi faceva finta di nulla, bisognerebbe che almeno la Fornero desse un segno di vita. Noi siamo pronti ad accogliere le modifiche che il governo vuole fare, se intende farle. Se non le farà, diremo al Parlamento, come stiamo dicendo, di fare le modifiche e andremo avanti su questa strada. La pensione è un miraggio, il lavoro manca e gli esodati sono in Italia 350.000, è un bel problema. Beh, anche questo è uno di quei problemi che fa i conti con una teoria che non fa i conti con la realtà. Il Ministro ha fatto una riforma, non ci ha coinvolti e questa riforma ha creato un disastro. Ha messo sostanzialmente di fronte a una incertezza milioni di lavoratrici e lavoratori che si ritrovano improvvisamente a dover lavorare molti anni in più senza avere la pensione e ha messo subito nel limbo centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che vengono definiti con una parola strana esodati, ma che sono quelli che avrebbero avuto e che hanno diritto secondo noi di andare in pensione perché frutto di accordi sindacali o di accordi individuali che comunque le aziende hanno sottoscritto. E poi c'è l'onerosa ricongiunzione. Anche questo è un altro bel regalo, cioè improvvisamente ricongiungere i contributi sull'INPS risulta essere molto costoso e quindi anche qua centinaia di migliaia di persone si ritrovano a scegliere o di pagare tantissimi euro o di trovarsi senza contributi per andare in pensione. Anche questa cosa va sanata rapidamente. Sulle partite IVA la ministra del welfare Fornero dice che bisogna contenere gli abusi valorizzando il lavoro autonomo. Noi abbiamo apprezzato che per la prima volta nel nostro paese il governo ha riconosciuto che bisogna mettere ordine in quelli che si chiamano lavori atipici e che sono stati la causa di tanta precarietà e tanta incertezza per i giovani. Sulle partite IVA pensiamo che quella scelta di dover ricorrere sostanzialmente a un criterio che dimostra che la partita IVA è vera nel momento in cui si attiva e non è falsa come in tanti casi avviene, è un criterio che noi riteniamo utile e che possa dare anche qualche risultato. Questo attivo prepara i lavoratori allo sciopero di maggio, però c'è anche un altro evento importante che unitariamente incontrerà CGIL e CISL e UIL, questo lo ha dichiarato Susanna Camusso. Sì, affronta una delle più gravi ingiustizie che c'è intorno a questo provvedimento, quella di aver lasciato delle persone protette da accordi sindacali siglati al Ministero senza nessuna possibilità di sbocco, perché queste persone, 350.000, non avranno né l'accesso alla pensione né uno strumento che gli sosterrà il reddito nei mesi scoperti, semplicemente perché hanno sbagliato a contare. Per essere il governo dei tecnici si comincia bene. E invece poi ci sarà questa grande manifestazione a maggio? Io credo che prima di maggio ci sarà tanto da fare, ci sarà intanto da raccontare la verità alle persone, perché ad oggi mi pare che tutto si sia fatto tranne che informare le persone di quelle che sono le trasformazioni che vengano proposte sul mercato del lavoro. E poi ci sarà la mobilitazione, perché la lesione che c'è sull'articolo 18 e quello che si è fatto sui giovani e sulle donne non corrisponde esattamente a quello che serve al Paese. Anche UIL e CISL hanno fatto un passo indietro rispetto a un primo momento. Ma io credo che siano lavoratori che hanno fatto un passo in avanti. Il capitale sociale degli anziani, volontari e nonni come creatori di benessere. Capitale sociale, appunto, perché gli anziani sono una risorsa per la collettività. Il 2012, come ben sappiamo, l'Europa lo dedica alla promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni. Si tratta di un'occasione per affrontare un problema complesso che occorre analizzare adeguatamente. Un'analisi capillare è stata condotta dall'IRES CGL con lo SPI CGL. Sei comuni, sparpagliati fra nord, centro e sud Italia, sono stati il campione della ricerca che si è sviluppata su due fronti. L'impegno solidaristico e partecipativo degli anziani nella propria comunità di appartenenza e l'impegno nelle attività di volontariato e di supporto alle famiglie.
Alla base del progetto quindi c'era la necessità di delineare le diverse forme di attività solidaristica da parte degli anziani. A Cerra, Alessandria, Brescia, Cerignola, Fano e Fiumicino confermano che il modo di essere attivi, solidali e partecipativi dipende anche dall'offerta pubblica dei servizi. Questo significa che la capacità e la voglia di essere attivi degli anziani non dipende esclusivamente dalla condizione psicofisica dell'anziano, ma anche dal tipo di approccio che le amministrazioni locali hanno nei confronti dei cittadini over 60. Molto importante infatti è l'immagine che le comunità locali hanno dell'anziano come soggetto attuatore di benessere e non esclusivamente come destinatario di interventi e servizi socioassistenziali. Dall'analisi emerge che spesso l'immagine dell'anziano portatore di aiuto e benessere viene ancora vissuta come secondaria, quando questa non è sostenuta da Hauser SP e associazioni che appunto tutelano l'anziano.